Eccoci qua, ciao e ben ritrovati o benvenuti se è la prima volta che approdate sul canale di Sbarba. Io sono Bruno Iepariello. Oggi vi porto in video un nuovo set da barba, sapone e aftershave. Forse sul canale di Sbarba non l'avevo manco mai provato e sto parlando del rasoio in questione, ossia il Masamune. Penso di averlo provato sul mio vecchio canale, ci sta, però su Sbarba mi sa di no. Quindi portiamo per la prima volta sul canale di Sbarba anche il Masamune, rasoio che con questa barba di 3 giorni si sposa alla perfezione. Allora, il set che vado a provare oggi mi è stato prestato, vabbè, un parolone, gliel'ho fregato in pratica, dall'amico Marco, il Pisa Pisa. Grazie Mario! Sto parlando di tarocchi. Che cos'ha di particolare tarocchi, a parte il nome che è tutto un programma? No, c'ha la nuova base, la nuova formula di Uggs Shaving. Vedete, è un tallovato con l'aggiunta del Donkey Milk. Che cos'è il Donkey Milk? Spero di averlo pronunciato bene. È latte d'asina, quindi sono veramente curioso. Vi vado a leggere dietro, Uggs riporta l'intensità della fragranza e poi tutte le note olfattive che vanno a comporre la fragranza stessa. In testa abbiamo rosmarino, lavanda, bergamotto e limone, quindi una testa esperidata, una testa fiorita barra agrumata, data dalla lavanda chiaramente, il fiore. Poi abbiamo nel cuore salvia, sclarea, coriandolo, geranium, il geranio, sedar, credo sia il cedro, ma legno di cedro a questo punto, eliotropio e rosa e Brazilian rosewood, legno di rosa. Poi sul fondo abbiamo vaniglia, muschio, moss, ambra e, no, spettacolo, tonka bean, che si legge aspetta un po', non faccio una figura di merda, traduttore, bean. Bean, si legge bean, quindi fava tonka bean. Quando per esempio io, che ne so, vedo i miei amici toscani, faccio: oh fava, maremma, bucaiola, come stai? Vieni qua. Allora gli posso dire, invece lo traduco con: oh bean, e che tu fai? Vieni qui, bean. Ganz, stessa cosa. Va bene. E quindi c'è fava tonka. Che cosa invece ci sente il mio naso in tutto questo? Ah, lo diciamo perché lo riporta il produttore. Questo sapone, questo set, è ispirato a un profumo nato nel 1934, se non vado errato, a memoria, ed è ispirato a, e qua sto fallando perché non mi ricordo il nome, mi sembra si chiama Homme de Caron, abbiate pazienza, non me lo ricordo precisamente, di Caron, che potrebbe essere anche un'offesa se ci penso bene, perché tradotto nella mia lingua, uè, si proprio nome Caron, quasi un'offesa. Comunque, questo profumo quindi è un profumo molto molto vecchio, un profumo che... Che ci sento io qua dentro? Allora, io principalmente ci sento il fiorito della lavanda, nel cuore forse sì, una pena di rosa e di geranio si sentono, ma le note speridate, sinceramente, non ce le sento. Eppure dovrebbero essere le note di testa, ma io... Sì, forse proprio se...
se ci fai proprio attenzione e ti concentri, questo leggero frizzantino, questo pungente dato dal limone e dal bergamotto, ma è veramente molto molto bassa come nota. Quindi ci sento principalmente lavanda e fiori, e si sente ed è bella percepibile la vaniglia. Infatti vedete che la pasta di sapone è scura perché la vaniglia tende a scurire, no? A colorare la pasta. La pasta com'è? Vedete, il sapone è intonso, la pasta è una pasta medio morbida, medio dura, insomma, ci siamo capiti, no? Io sto facendo forza e ora, vedete, appiggiato. Però, che cosa va fatto in questi casi qui? Per questo sapone chiaramente è nuovo, è intonso, è vergine. In questi casi dobbiamo, prima di inzuppargli dentro il pennello e di portare via la sua, dobbiamo inumidirlo. E come lo andiamo a inumidire? È con l'acqua calda, visto che è una pasta bella, ce l'abbiamo messa, guarda come fa l'ondina, Marchino, guarda l'ondina, guarda quanta acqua ci ho messo, praticamente ha annegato il tuo sapone, ma si deve sciogliere, si deve sciogliere, deve essere proprio pronto il sapone per essere inzuffato dal pennello. Allora, nel frattempo che lui discioglie un pochino, io vado ad armare questo rasoio qui, che è compattissimo, bellissimo, maneggevole, tanta tanta roba per barbe quotidiane fino a 2-3 giorni è perfetto, non che la barba di una settimana non te la porta via assolutamente, però ci devi fare più passaggi chiaramente, come l'R89, ti puoi tagliare anche le lamette che sto utilizzando. Ormai le voglio provare su diversi rasoi e voglio vedere come vanno. L'altra volta le abbiamo provate su Rocca, oggi le proviamo su questo Masamune. Che stava di? Non è che non te la taglia, insomma, la barba lunga, chiaramente ci devi fare qualche passaggio in più. È normale, R89 ti taglia pure le barbe di 15 giorni, solo che si ingolfano, e allora ci devi fare, che ne so, solo nel verso del pelo per portare via la barba, 10 passaggi, però te la tagliano. Allora, andiamo. Mi sembra che ci hanno allungato un po' il perno, eppure è un'impressione mia. Ma mi ricordavo un pochino più corto il perno. Vabbè. Allora, smontiamo. Prendiamo la lametta, la Super Iridium Wisamet. Andiamo a inserire così. Andiamo a prendere la base di questo Masamune. E in questo modo qui. Serriamo il tutto. Eccolo qua. Perfetto. Ragazzi, vi faccio vedere l'esposizione, il gap del rasoio, sperando che la fotocamera lo metta a fuoco, eccolo qui. Vedete, questa è l'esposizione e questo è il gap. Comunque non è un gap esagerato, manco l'esposizione. Ora non so se Tatara rilascia sul suo sito le geometrie e le misure del rasoio stesso, al limite dateci un occhio, insomma, andate sul sito di Tatara. Una cosa che vi volevo dire, sono aumentati sul sito di Tatara, sono aumentati del mediamente 15%, dovremmo aumentarli anche noi rivenditori. Fino a che Tatara non mi minaccia, io ve lo lascio a questo prezzo, ok? Al prezzo vecchio, tutta la linea, quindi Muramasa, Masamune, Nodashi, i pennelli, tutto, ok? Poi sappiate che, insomma, l'aumento c'è stato, consultate il sito di Tatara, che comunque è il sito ufficiale, e fate vobis, io ve l'ho detto. Allora, il pennello che ho messo a bagno, eccolo qui, un Manchurian, perché stamattina c'ho proprio voglia di un, però mi vado a togliere gli occhiali, via, è meglio, un bel massaggio
sostenuto, punte morbidissime. E aspetta un po', andiamo a recuperare l'acqua di vegetazione del sapone, quindi scarichiamo la ciotola. Ma mi sa che non ha disciolto tanto questo sapone. Vabbè, comunque al limite ci facciamo un secondo prelievo, come è successo poi con gli Yags. Pace. Tanto c'è scritto da nessuna parte che non si può fare. Andiamo a prelevare il soap. Quanto ci siamo su questo soap? Una quindicina di secondi. Ma sì, anche di più, Dante e Di Marco. Vai, tranquillo. Vai, Bruno! Sifonalo per bene! Ci siamo, dai, basta, basta così. Tutto quello che ha prodotto ce l'andiamo a riaccattare col nostro ditino magico e ce lo passiamo nel viso, in questo modo. Perché non si butta, ragazzi. Sennò è spreco. Olè. E una cosa invece importantissima è quella di andare a sciacquare il soap. Ci fa stare fine la cosa, ma sono proprio strunz. Ho aperto l'acqua e ho annacquato l'acqua di vegetazione. Mannaggia la miseria. Vabbè. Pazienza, pazienza. Allora, sciacquiamolo per benino. Il nostro ditino sopra, eh? Io vado a togliere tutta la schiuma prodotta in fase di prelievo, perché comunque contiene acqua e al sapone non è che gli fa bene sta cosa, eh? Allora, la pasta di sapone, come potete vedere, ora ve lo faccio vedere, ve lo faccio vedere appena lo scutuliamo un pochino. Eccola qui, è diventata un pochino più scura, ma in realtà è proprio così, è scura, è proprio vaniglioso, vaniglioso. Allora, testa in giù per tutto il tempo della sbarbata, poi lo lasciamo un paio di giorni così ad asciugare all'aria aperta. Nel frattempo noi ce lo andiamo a montare. Sì, anche la schiuma, come potete vedere, non so se si riesce a vedere bene in video, ma non è bianchissima, è un caffè latte. Ok, se vi piace sto pennello, ora io lo faccio, questo è uno Zenith, lo ripropongo a marchio sbarba, ma con il ciuffo montato, chiaramente con mie specifiche. Sinceramente non mi ricordo se l'ho fatto anche il Manchurian XB, che sarebbero le versioni XB dei pennelli a marchio sbarba, e quelli con l'extra backbone, dove il pennello senza la ghiera, chiaramente, il nodo viene ancora più incastonato nel manico e quindi c'è questa bel backbone. A chi piace proprio tuosto, pigliate in considerazione l'XB. Allora, andiamo ad aprire in questo modo il ciuffo e andiamo a inzupparlo, olè, nell'acqua di vegetazione annacquata, tra l'altro. Ci sento quasi un odore di frutta, sapete la frutta quella
quasi pesche, ciliegie sotto spirito. Buono però, buono, buono, buono. Aprite questi pennelli, fate lavorarlo bene il sop, fate fa sta maionese, perché quella che voi andate a creare, questa emulsione, praticamente voi la create solo in prima passata. Poi nella seconda e terza passata, una volta che avete raggiunto la giusta consistenza della prima passata, appunto, e poi dopo, allora sì che tu vuoi solo spennellare nel viso il pennello per farti rilasciare, no? La schiuma. Però in prima passata lavoriamolo bene. Lo lavoriamo, lo carichiamo bene d'acqua. Sapone che richiede ancora tantissima acqua. Guarda qui. E noi lo accontentiamo, quindi apriamo, insuppiamo e montiamo. Siamo quasi a un montaggio degno di nota. Secondo me però sento ancora il pennello che fa fatica a scorrere nel viso, e quindi secondo me richiede ancora altra acqua. Quindi noi, ragazzi, questo sapone è assetatissimo, quindi inzuppiamo. Ecco qua. Sì, ora sì. Mamma che schiuma. Mamma mia che schiuma. No, porcaccia la miseria. Olè. Sono zozzato qui, ma non fa niente. Andiamo a sciacquarci le mani. Ok. Io, se volete, vi faccio uno zoom per farvi vedere che cos'è questa schiuma. Bella liscia, compatta, yogurtosa. Tanta tanta roba, veramente tanta tanta roba. Allora, iniziamo con la Super Iridium e il... Ma che è una zanzara? Attaccito. E le dà loco. No, moscerino. Andiamo a togliere nel verso del pelo la barba. Delicatissimo. Che cos'è questo Masamune? E che vi devo dire, ragazzi, io sto zitto ma sto godendo come un riccio. Beh, cioè, delicatissimo, ragazzi, veramente. Mamma che bello.
bello. Sapete che forse tra lui e l'envoi è dura, ma forse come taglio preferisco il tatara. Dolcissimo, veramente una sbarbata. Ok, allora io però farei una cosa, visto che comunque il sapone, andiamo a toccare la schiuma. Mamma, guarda che fa questa schiuma. Looked. Sì, è ancora decisamente bella tostina, quindi mi andrei a... E avete visto, no, quante aggiunte di acqua ho fatto. Mi vado a inumidire un attimino il viso per inglobare ancora acqua nel secondo passaggio. Ok. Apriamo e inglobiamo. Mamma che schiuma, ragazzi, cioè, non lo so, le immagini penso che parlino da sole, eh. Guarda qui. Tallovato made in Grecia. Se uno lo provasse bendato, direbbe che è un tallovato americano. Posso la solita dire, sembra veramente un violino nel viso, cioè... Fai che cazzo di pare questo rasoio nel viso, ora così... Eh? Schiuma come se non ci fosse un domani. E andiamo a fare l'ultimo passaggio, quello del contropelo, quindi... Qua ci passiamo soltanto nel viso in questo modo, tanto non dobbiamo inglobare nulla, il sapone, e devo dirvi che questa formula con il latte d'asina, cioè che ve lo devo dire a fa, mi ha convinto assolutamente sì, guardate che schiuma. Vai col contropelo, eh! Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Quanto siamo arrivati? 24 minuti, oh, pensavo peggio. Sono stato abbastanza veloce. E anche la Iridium nel Masamune si comporta decisamente bene. Mi sembra di non aver visto alcun red point. Ora cerchiamo il rasoio. Oddio, qua, eccolo qua. Qua sotto.
Ci siamo, fatto il contropelo più qualche ritocchino e ci siamo. Va a lasciare qua il rasoio, spettacolo. Masamune veramente tanta 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 roba. E ragazzi, e che vi devo dire? Che sono veramente buoni questi saponi. Anche questo c'ha della gingommosità, quindi bella pelle morbida, stress sulla pelle zero, dovuto da, anche dal rasoio sicuramente, che è un rasoio comunque delicato. Tanta roba, brava brava Hugs. Allora, io vi voglio far vedere, anzi la lascio un attimino aperta, lascio aperta, ok, e vi voglio far vedere questa schiuma, che è veramente una schiuma spettacolare, cioè tallovato tallovato a tutti gli effetti, eh. Bella 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 ragazzi, non mi voglio sbilanciare a dire ma siamo ai livelli di Barrister, di Arian Evans. Scegliere fra i due non saprei, ma veramente ve lo dico, è uno spettacolo sta schiuma, mamma mia, buona buona buona, complimenti. Poi la fragranza, per carità, soggettiva, però la formula mi ha straconvinto. Allora, dobbiamo lasciare qua un attimino il viso e poi ci mettiamo l'aftershave. E poi loro hanno introdotto questa formula allovata, e poi ce n'è pure un'altra che però non mi ricordo qual era la particolarità di quell'altra formula. Una era allovata con il latte d'asino e quell'altra, aspetta, fammi andare a vedere sul sito perché sennò vi dico delle bischerate. Vediamo un po'. Allora, una era tarocchi, poi quell'altra può essere Dance Macabre, vediamo un po'. No, Tallov Soberano. Aspetta un po', vediamo un po', eh. Ah, eccola qua, perfetto. Aftermath, che è sempre base Tallov, ma con il Tallov di Montone. Ce n'erano due con latte d'asino e due con latte di Montone. Quello latte d'asina spettacolare. Sono sozzata la macchia. Cioè, guardate qua, mamma che barba, mamma che barba, che barba. Allora, andiamo a incignare, giustamente, se no si offende, l'aftershave. Questo è il momento ASMR. Pensavo peggio, pensavo ta 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 ta, invece ho fatto solo il click. Vabbè, però prima di seghettato, sciambrottato, seghettato. Lo agitiamo un po'. Buona, la profumazione è veramente buona. Buono, buono, buono. Allora, lo andiamo a... Vedete, anche l'aftershave, forse lo si capisce male, ma è diventato lattescente. Questo è quello alcolico, eh. Ok, infatti sì, ora... Vedete?
latte scente. Qua si sentono le note agrumate barra espiridate. Qui si avvertono di più rispetto alla base del sapone. Forse perché l'aftershave, essendo un prodotto alcolico, l'alcol fa da vettore, prende, impacchetta queste note, pam, te le spara nel viso e te le fa sentire subito. Buono, buono, buono. Homme de Opur, Homme de Garonne, mi ricordo. Buona sta profumazione. Tanta, tanta roba. Ragazzi, io vi sciacquo un attimo le mani e vi lascio al prossimo video. Supportatemi o sopportatemi, come ha scritto qualcuno nel video scorso. Iscrivetevi al canale e mi raccomando, stay tuned. Ciao!